Siamo al Milestone, il live club del Piacenza Jazz Club, dove fra pochissimo alle 22 va in scena il trio Bobo. Il trio Bobo è un trio che vede alla batteria Christian Meyer, al basso Faso, la sezione ritmica di Elio Le Storie Tese, alla chitarra Alessio Menconi, un altro grande strumentista che in questo momento sta presentando il suo metodo di chitarra innovativo in una stanza della Milestone School of Music. Voi vi state preparando per il soundcheck con il pubblico, una prova aperta, è una cosa che non si usa a fare spesso. Non si usa a fare spesso, ma è un'idea innovativa, tant'è che oggi verranno sperimentati anche degli strumenti avveniristici per proprio a fare il soundcheck delle orecchie del pubblico. Una prova utile anche perché presentate questa sera per la prima volta dal vivo un nuovo disco, si intitola Pepper Games. Beh, diciamo che è una musica sostanzialmente brutta, lo dobbiamo dire, perché è meglio sempre preparare il pubblico all'ascolto. L'abbiamo registrato in un giorno senza neanche prepararci tanto, quindi il disco non è un granché, però visivamente la copertina l'abbiamo veramente realizzata con un grande impegno. Christian si è dimenticato di dirvi anche che il disco è in stereofonia, questa è un po' la notizia più, forse più interessante a livello di qualità sonora, cioè c'è left e right e si sentono delle cose diverse, è una roba fantastica. E Pepper Games, un titolo che viene mutuato direttamente dal baseball. Del resto la musica ha già rubato al baseball tipo il termine hit single e non lo sa nessuno, allora perché non introdurre anche Pepper Games, che è un vecchio gioco, un vecchio esercizio che facevano i più grandi per controllare la mazza. Dici, cosa c'entra con la musica? C'entra, perché se non hai il controllo di quello che fa, poi suoni male, fai casino e non si sente una mazza. Bravo, bravissimo. Una battuta conclusiva che esula dalla serata, nuova giovinezza potremmo dire per gli Elio Le Storie Tese, nel senso che avete un album fresco, insomma 2016 sulle spalle, un tour nei palazzetti che è stato abbastanza magniloquente, diciamo, no? Un concerto epico nella sua durata. Arrivano le date in Europa per il 2017. Innanzitutto dobbiamo dire che andiamo a Lugano, perché Lugano è la città europea per eccellenza. La quale ricordiamo, Lugano, addio, cantavi, un pezzo bellissimo. Ci prepareremo ad hoc per ogni data, per esempio, non so, quando suoneremo ad Amsterdam, andremo in bicicletta. Date in Germania, mangiamo da giorni prima, come per essere a posto, Kraut e Wurst, cioè vogliamo entrare proprio nell'atmosfera del luogo dove ci esibiremo. Ecco. Non rimane che dire, ah, ah, ah.